Una delegazione di operatori culturali dello Sri Lanka, rappresentata dal console onorario Salvatore Puglisi, è intervenuta questa mattina in commissione scuola per individuare un percorso di integrazione scolastica a favore dei bambini della comunità. La comunità srilanchese è la più grossa oggi a Napoli e quella di Napoli è la più grossa in Italia, parliamo di 15.000 persone più o meno, con minori interessati all'obbligo scolastico che non riusciamo a intercettare del tutto, nel senso che per cultura ma anche per opportunità ci sfugge molto della comunità minore srilanchese. E poi, siccome sono tutti giovani coppie che torneranno in Sri Lanka, tutti vogliono tornare in Sri Lanka, ci tengono a che i figli abbiano il diploma di studio srilanchese, quindi tendono ad evadere l'obbligo scolastico e a riunirsi in scuole clandestine per poi fare l'esame, mandare i ragazzi ogni 2 anni a fare l'esame in Sri Lanka per avere il titolo di studio. L'idea, ha spiegato il presidente Salvatore Pace, è quella di intercettare le scuole del territorio per promuovere accordi di programma che prevedano l'accoglienza dei bambini srilanchesi e contestualmente l'organizzazione da parte della comunità sul territorio di doposcuola aperti anche agli studenti italiani. La mia proposta personale è quella lì di attivare un protocollo con il Ministero dell'Istruzione srilanchese per fare in modo che annualmente venga una commissione esaminatrice qui a Napoli, anziché far sostenere alle famiglie dello Sri Lanka la spesa di mandare i ragazzi a fare l'esame e poi tornare. In questa maniera noi otteniamo 2 o 3 obiettivi. Il primo obiettivo è quello di integrare la comunità srilanchese nel tessuto scolastico napoletano, quello di aiutare lo scambio, perché anche i nostri studenti italiani potrebbero giovarsi del doposcuola la srilanchese e sovvenire anche le famiglie dei lavoratori srilanchesi che sono così si libererebbero da una spesa enorme. L'importante è realizzare attraverso gli operatori culturali dello Sri Lanka, le istituzioni, le nostre istituzioni, un proficuo rapporto di scambio culturale.